Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia rossa ripiena. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, acqua, concentrato di pomodoro, sale, lievito di birra fresco, zucchero, olio evo, origano e per farcire salumi e formaggi misti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito e lo zucchero ed azionare il bimby per 2 minuti 37 gradi velocità 3. Aggiungere la farina. Il concentrato di pomodoro, l'olio, il sale e l'origano ed azionare il bimby in modalità spiga. Per 5 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo trasferiremo su una teglia per pizza del diametro di 26-28 cm. Stenderlo con le mani. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per un'altra ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la focaccia, adesso con le dita faremo dei fori. Spennellare tutta la superficie con olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti circa. La focaccia è cotta. Lasciare intiepidire, tagliare e farcire con salumi e formaggio a piacere. Focaccia rossa ripiena. Grazie e alla prossima ricetta!